Oggi siamo nella punto 188 perché andremo a testare il nuovo prodotto che mi è arrivato direttamente da Atoto, l'S8 Ultra Gen 2, quindi generazione 2. L'unico problema è che la mia auto è un DIN, questo prodotto invece è un 2 DIN. Se questo video supera 2000 like, andrò a creare una mascherina tipo questa nella foto, completamente artigianale in vetro resina. Quindi se non sei iscritto, iscriviti al canale perché faremo tanti progetti insieme. Adesso sigla e poi vediamo cosa c'è in questa confezione. Lo provo ad aprire con una mano insieme a voi. Io ancora non l'ho visto. Allora, abbiamo un microfono esterno, questa qui dovrebbe essere l'antenna GPS come c'è scritto, poi due connettori ISO, un cavo USB, un altro cavo USB, l'antenna Wi-Fi. Questa invece è l'antenna 4G, perché questa autoradio ha anche il modem 4G. Il che vuol dire che possiamo mettere una SIM direttamente nell'autoradio con un piano di connessione in modo da non utilizzare il nostro telefono come hotspot e avere sempre la connessione attiva. Staffe, pellicole per lo schermo, un'altra pellicola, la cover esterna, sempre una cover dell'autoradio, un altro connettore ISO da cablare, manualistica, foglietto di garanzia, istruzioni rapide, altre istruzioni che ci spiegano i comandi gestuali, perché questo autoradio funziona anche con dei comandi oltre che vocali, gestuali. Ci basterà fare dei movimenti con la mano per attivare delle specifiche funzioni. Istruzioni per il cablaggio. Qui sotto, eccolo qua, avremo il nostro autoradio 2 DIN. Nella parte posteriore tutti i connettori. Nella parte anteriore già vediamo un microfono integrato, l'entrata AUX, l'entrata per la SIM, micro SD, il sensore dei comandi gestuali. Qui abbiamo il tasto per il reset, dei tasti fisici accensione e spegnimento, mutare lo stereo, abbassare e alzare il volume, i due tasti per andare indietro e davanti e quest'altro tasto che ci permette di attivare il microfono o ritornare nella home. Adesso lo scartiamo e provo a connetterlo per vedere le principali funzioni. Dopo averlo cablato, quasi quasi non c'era nemmeno bisogno della mascherina se entrava questa parte qui nella mascherina Ondine. Però per il momento lo testiamo così. Quindi andiamo ad accenderlo e entriamo nel menu principale. Ecco come si presenta. Allora, prima cosa che facciamo, come sempre, andiamo in impostazioni, generale. Vediamo se trovo la lingua. Eccolo qua, linguaggio input. Andiamo a mettere italiano, Italia. Quindi adesso rimane in inglese perché la prima scelta è English. Andiamo a mettere italiano sopra. Adesso l'abbiamo impostato in italiano. Allora, quello che vediamo nell'home page sono i tassi rapidi, la luminosità, l'orario, la micro SD che non è inserita, il volume. Poi troviamo aiuto e risorse, immagine, AUX, equalizzatore, configurazione, DVR cam, perché si ci può associare anche una retrocamera posteriore, chiamate, la radio, questo qua ci fa vedere i file archiviati, il navigatore, non è stata impostata alcuna applicazione, ancora lo devo collegare al telefono, la musica, sempre da collegare al telefono, Google Chrome, perché potremo anche navigare su internet. Avremo l'app di YouTube per vedere i nostri video, il Play Store per scaricare altre app, Carbit Link, Bluetooth musica, quindi tramite Bluetooth potremo ascoltare i brani da altri device, e il navigatore. Questo è il menu principale. Guardate quante app. E inoltre, grazie al Play Store, potremo scaricare ulteriori app.
Qui già è impostata anche Torque. Torque ci permette, tramite uno strumento OBD Bluetooth, di collegare il nostro autoradio direttamente alla centralina dell'auto, quindi vedere eventuali errori ed eventuali parametri che vorremmo monitorare, tipo il contagiri, la pressione del turbo e tanto altro. Adesso vado a collegare il telefono e vediamo un po' tutte le altre funzioni. Adesso andiamo ad impostare la connessione con il nostro device, quindi Bluetooth credo, a coppia nuovo dispositivo. Lo vado a cercare anche con il mio device. A Toto. Vediamo che è uscito qua anche iPhone di Mario, accoppiamento. Accoppiamento. Accoppiare con iPhone 19, ok. Ci basta cliccare abbina. Mettiamo anche qui accoppia. Adesso ci dice che il dispositivo è accoppiato. Quindi ritorniamo indietro, proviamo YouTube. Allora, per la connessione dovremo mettere, come vedete, abbiamo il menu a scorrimento dall'alto. Andiamo in Wi-Fi. Andiamo a fare da hotspot con il nostro iPhone. Ok. Dovremo inserire la password. Ok, dopo aver inserito la password, mettiamo connetti. Salvata, connessione, connessa. Adesso dovrebbe andare, eccolo qua, YouTube. Come vedete, velocissimo. Proviamo a mettere un NCS in video, no, qua circa. Andiamo a mettere questa. Agnia italiana, vediamo insieme come si prepara. Fritto di carota, cipolle e sedano, carne macinata. Togliamo la pubblicità. Andiamo e torniamo indietro. Qua. Ok, YouTube, come vedete, è rapidissimo. Io penso che la figura di Penelope vada un po' rianalizzata e anche un po', insomma, va rivalutata, perché spesso viene identificata, considerata una donna, quasi un'antifemminista. Ok, andiamo a vedere qualche altra funzione. Allora, come detto, abbiamo il Play Store, però dobbiamo accedere, io ho iPhone, quindi non mi ricordo adesso la password, poi lo vedremo con calma in un prossimo video, se volete un video dedicato a vedere delle principali funzioni, me lo scrivete sotto nei commenti. Vediamo Google Maps. Accedi, anche qui devo mettere l'account, vabbè, ignora. Mettiamo Roma. Indicazioni, ok. Avvia, ok. Procedi in direzione nord-ovest verso strada statale 18 Tirrenia Inferiore. Ok. Togliamo. Ritorniamo indietro. Tra le cose fighe di questo autoradio avremo anche i controlli gestuali. Guardate qua. Oppure. Quindi, passando la mano da destra verso sinistra, il volume viene abbassato. Da sinistra verso destra, invece, il volume viene alzato. Tutto questo è personalizzabile andando nel menu, poi andando in questa icona gesto, e come vedete avremo diversi gesti e diverse funzioni da attivare. Tutto personalizzabile e disattivabile in qualsiasi momento. Io ho messo muovere mano a sinistra, ho cliccato qui
e potremo attivare queste funzioni qui. Io avevo messo volume meno. La stessa cosa dalla mano che fa il movimento da sinistra verso destra, avevo messo il volume più. Ora proviamo a mettere muoviti verso l'alto e mettiamo di disattivare il volume. Andiamolo ad attivare. Quindi andiamo in YouTube, per esempio. Andiamo a mettere play. Di Penelope non E guardate ora, esisteva WhatsApp. volume disattivato. Adesso ritorniamo indietro in gesto. Andiamo a togliere questa funzione e vediamo le altre che ci sono. C'è anche il tasto spegnimento, AUX, mod equalizzatore, tutte le varie funzioni. Per il momento lasciamolo vuoto. Ritorniamo in menu. Vediamo qualche altra funzione figa. Abbiamo anche l'equalizzatore personalizzabile oppure con vari preset. Torniamo indietro ancora. DAB Plus. Abbiamo detto della retrocamera. Potremmo anche mettere una camera frontale e usarla come dashcam. Avremo internet, immagini salvabili anche sulla micro SD. Le impostazioni, navigatore, messaggi, musica. Pandora, che non so cosa sia, andiamo a vedere. Pandora non è avviabile in questo paese. Avremo anche il TPMS, che potremo, in poche parole, potremo mettere dei sensori sulla ruota e ci dirà sempre in tempo reale la pressione delle ruote. I video salvati sulla micro SD, YouTube, ricerca vocale, RearCam. Potremmo mettere anche una dashcam posteriore. Messaggi, musica, Pandora, va bene. Queste sono le app che avevamo aperto, secondo me. Poi, Torque, eccolo qua. Io questo dispositivo ABD ce l'ho. Se lo vogliamo vedere, me lo scrivete nei commenti. Vi faccio vedere il potenziale di questa applicazione. Comunque, ragazzi, se volete un video specifico di qualche funzione, me lo scrivete sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e, come detto, se superiamo i 2000 like, andremo a fare una bella cover 2D per questo autoradio. In più, vi farò vedere anche la retrocamera posteriore e mi interessa anche a me farvi vedere Torque, perché è davvero una funzione molto utile e davvero figa su qualsiasi auto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi lascio tutti i link per acquistare questo prodotto, che è uno dei pochi con il quale si può navigare su internet, vedere video YouTube, comandi gestuali e tanto altro. Noi ci vediamo in un prossimo video e fatemi sapere se volete un video dedicato alla creazione di questa mascherina 2D per la Punto 188. Grazie a tutti per la visione, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!